Benvenuti alla nuova puntata di Voseando. Oggi siamo a Capaccio e l'argomento principale sarà l'alimentazione alternativa, che ha come ingrediente principale gli insetti. Vediamo cosa ne pensa la gente. Cosa ne pensa dell'approvazione da parte dell'Unione Europea della farina di grilli? Non lo so, non ne penso proprio niente, perché la politica io non so proprio, zero sono. Tutto, non ne capisco proprio. Un giovanotto qua ne capisce. Mangerebbe una farina di grilli fatta con gli insetti? No, non esiste proprio. Che ama fatta la farina di grilli qua? No. Quindi nemmeno la carne sintetica? No, io non lo mangio proprio la carne, non mi piacciono proprio... Vegetariano, come si dice? Vegetariano. E che farina è, signore? Metà la farina di grilli bianca, questa farina di grilli. No. A me non mi piace proprio. Sono tutte chiacchiere. Mo dietro la guerra fanno la farina di grillo. E poi non solo quello. Hanno fatto vedere l'altra sera che facevano anche i vermiciattoli che escono. E quindi se mangiamo, mangia naturale. Per poco che teniamo. Non, secondo me non è qualcosa che userei nella maniera più assoluta. Poi diciamo che dobbiamo vedere un attimo, dobbiamo conoscerla meglio, magari dare un giudizio un attimo con più conoscenza di questa farina. Okay. Mentre cosa pensa della carne sintetica? La mangerebbe? Penso di no, perché non mangio neanche la carne normale, quindi non mangerei neanche quella sintetica. Okay. Mangeresti alimenti con dentro questo tipo di farina? Cioè, sì, per me sì. Okay. Mentre la carne sintetica? No. Perché? Perché no. Non mi piace, no, non mi piace, mi piace la normalità. Quindi nemmeno la carne sintetica? No. Siamo nati con certi requisiti giusti, non come vogliono coinvolgerci in questa robetta. Fa soltanto pena sentire parlare che ci dobbiamo mangiare i muschi, gli insetti, no, non va bene. Però ad esempio noi mangiamo i gamberetti, non crede che sia un alimento simile a anche sì, quelli dei grilli? Sono uguali, simile si può essere, perché giustamente la roba che sta sulla terra sta pure a mare. Però la cultura nostra ci ha portato così. Pensi che comunque ci troviamo disagiati, o mi sbaglio? No, però in molte parti del mondo mangiano... Solo loro. Non mi piace. Non piace. No. Io ho paura dei grilli. Cioè, nel senso, ho la fobia da quando ero piccola. Quindi non faccio testo, secondo me. Non è possibile proprio queste cose. Anzi, se qualche supermercato li metto, non ci vado proprio più. Perché ho paura di sbagliare a comprare. Che se ci sta devono mettere bene specificato. Perché pensa faccia male per la salute? Non mi interessa, perché o fa bene o fa male, io non li mangio. Quello è. Mi dispiace. Sono cose che... Ma... L'Unione Europea ha approvato una farina fatta da grilli. Lei la mangerebbe? Sì. Cioè, quindi anche la carne sintetica senza problemi? La carne sintetica, sì. Fammi capire questa carne. Fatta con delle proteine? Sì, mangiare. Ok. Sì. E la carne sintetica? Io tutto a mangiare italiano. Ok. Sì. Okay. Ma stiamo scherzando a mangiare gli insetti? A noi ci piace la carne rossa. La carne rossa. Noi abbiamo tante buone cose qua in Italia, dobbiamo mangiare le schifezze degli altri, eh? E le cose buone li dobbiamo mandare a loro. Ma che stiamo pazziando? Okay. A parte che poi questi insetti fanno male al corpo umano, fanno male, ci vengono delle malattie brutte. Ma che ci vogliono sterminare? Okay. Vabbè, mi fermo qua, altrimenti vado troppo. Posso chiederle anche cosa pensa della carne sintetica? Che potrebbe essere approvata? Assolutamente no, sono contraria, io sono contraria. Ragazzi, datevi una mossa, perché qua ci vogliono uccidere, vogliono fare lo sterminio, ok? Mangiamo cose poche e buone, è buone, esatto, ma non mi volevo... No, ok, lo sterminio è passato, ma mi sa che
ci rientriamo un'altra volta e basta ragazzi, basta. Lo scegliamo noi cosa vogliamo mangiare o no? Scegliamo noi di che morte vogliamo morire o no? O ce lo devono imporre gli altri, oppure ci devono... Ma dai, la libertà, dov'è questa democrazia? Siamo in dittatura? Questo mi chiedo, per carità, no. Affianco alla signora, perché ha detto delle cose giustissime, cioè non esiste proprio, cioè queste cose sintetiche, farine, natura, solo natura e basta. Perché è una cosa importante per me adesso, per i nostri figli in futuro. Io sono cresciuto con cose naturali, non con cose sintetiche, e sono cresciuto bene, si vede. Mangerebbe una farina fatta di grilli? No, 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 perché mi piace tanto. Mangerebbe invece della carne sintetica? Perché non l'ho assaggiata, non so come va, come mi... per il momento... Quella normale, quella di vaccino, e manca quella veramente, però. Utilizzerebbe la farina di grilli approvata dall'Unione Europea? No, 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 no. Sono contrario. Perché? Ma non è che... Io sono manco vegetariano, mangio quello che sto mangiando sempre, come al solito, sono 40, 80 anni che mangio quello, quindi cambiare adesso non conviene proprio. E invece sull'approvazione della carne sintetica sarebbe favorevole? No, 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 no. Stiamo dove stiamo, signori. Nutriamoci con quello che siamo nutriti fino ad oggi. Io sono un ex ispettore del Corpo Forestale, quindi ti posso rispondere come... Ritorniamo alle cose antiche, che sono buone. Lasciamo perdere questa chimica. La chimica non sappiamo dove ci porta. Noi stiamo mangiando veleni. Se l'organismo reagisce, le espelle... Andiamo avanti, se no qualche tumore ce lo prendiamo sicuro. Però per cambiare questa mentalità ce ne vuole, non è che si cambia in un momento. Saranno pure buoni, ma non ci credo. È farina fatta con gli insetti? Sì, no. È stata approvata dall'Unione Europea. Ma potrebbe essere anche bene, però non... Può darsi pure che quando poi si è sviluppata, che l'hanno provata, può darsi pure che sarà buona... E diciamo, la usiamo tutti. Probabilmente si approverà anche la carne sintetica. Lei cosa ne pensa? No. No, carne sintetica no. No. Se è buona, perché no? Se è buona, se no, pazienza. Per la carne sintetica anche? No. No. Questa roba qua a noi non ci piace, signori. Non ci piace, siamo cresciuti più genuini. Ci piace la roba più casariccia. Avete capito? Polpetta, carne, quando ce n'è l'ate a mangiare, roba di pasta con i grilli, come dite voi, con gli insetti, non lo so come si dice. No. Ok. Buone cose. No, non la userei. Mi farebbe impressione. Non riuscirei a mangiarla. Non comprerebbe nemmeno dei prodotti con... Infatti adesso leggo dietro che cosa contengono i biscotti e tutto il resto. Vabbè. Mentre la carne sintetica la mangerebbe? No, esiste proprio. No, 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 no. Non fa parte del mio modo di alimentarmi. Per me è negativa la cosa. Non la vedo una cosa naturale, è più che altro una cosa artefatta. Utilizzerebbe mai farina di grilli? No. No, assolutamente no. Non è una cosa, è un'alimentazione giusta. Cioè, è come se veramente uno è arrivato a mangiare, diciamo, la roba che mangia gli animali, l'erba. Già mangiamo le verdure, è un con. Mangiare, per esempio, tipo il fieno, queste cose qua, e poi mangiare anche le verdure, la farina di grillo, no, non esiste proprio. Quindi nemmeno la carne sintetica utilizzerebbe? Assolutamente no. Noi abbiamo anche noi un'azienda agricola e sappiamo che significa mangiare sia la roba di un centro commerciale, la roba di una macelleria, la roba questa qui che state dicendo voi, che non riesco nemmeno a pronunciarla. I nostri figli, i nostri nipoti non possono crescere con queste alimentazioni, no. Qui a Capaccio Pestum dalle nostre interviste è emerso che la maggior parte delle persone non introdurrebbe nella sua dieta una farina a base di grilli o comunque di vari insetti. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Voseando, il format pensato per i cittadini.